Sanità in Calabria, il commissario Conticelli riorganizza la rete ospedaliera. Natuzza Evolo, vescovo e fondazione ai ferri corti, sempre più. La storia di Cristina e Valerio, che intraprendono attività agricola, coltivazione canapa industriale, uso legale, arriva da Gioiosa Ionica. Benestare, inaugurazione un nuovo centro di aggregazione sociale, valvolo di sfogo soprattutto per la giovane generazione locale. E a Siderno, percettore di reddito di cittadinanza, si incatena dinanzi al comune, vuole lavorare, non vuole percepire denaro senza far nulla. Bentrovati, giornale di Telemia, elemento esponenziale da registrare in quello che è l'aumento dei casi a Palmi, quindi si prospetta un nuovo focolaio. 6 sono i nuovi casi in più da coronavirus secondo l'ultimo bollettino regionale, 4 di essi sono riconducibili al focolaio di Palmi, in merito al quale la governatrice Iole Santelli fa da scudo alla Tonnara e ai quartieri Pietrenere e Scinà da ieri sino al prossimo 26 giugno con un'ordinanza specifica. È disposto infatti il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui vi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento. È disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio per gli operatori sanitari e sociosanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza e delle forze dell'ordine, forze di polizia, forze armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 o in altri servizi, dei pubblici servizi essenziali per gli spostamenti connessi alle relative attività. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali. Si dispone che gli esercenti delle attività consentite sul territorio interessato, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle autorità competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. È disposto il potenziamento dell'attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi asintomatici, al contempo di valutare la reale incidenza della patologia nell'ambito dell'area di attuale diffusione del contagio, anche mediante l'installazione di una tendostruttura ove effettuare a cura dell'azienda sanitaria provinciale competente test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia, che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e a tutti i soggetti attualmente presenti nelle aree interessate, fermo restando l'opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Sono esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie ai bambini sotto i 6 anni e ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre maggiore di 37,5, i quali devono rimanere presso il proprio domicilio prendendo contatto con il proprio medico curante. La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale. E da stamattina che avete montato questa tenda per il Covid-19, ecco, la Tonnara è stata blindata di nuovo? La Tonnara da oggi, da questa notte, è diventata zona rossa per quasi 4 giorni e mezzo. L'ASP ha richiesto l'installazione di questa tenda e noi come Protezione Civile abbiamo fornito il supporto per il montaggio. In questa tenda l'ASP farà tamponi a tappeto su tutta l'area della Tonnara, proprio per monitorare la diffusione del Covid-19 sugli abitanti locali. Noi siamo attivi sì da questa mattina, già dalle 6:30, per l'installazione della tenda. La squadra di gran
gran parte della squadra è già andata via perché i volontari naturalmente dovevano lavorare, però nell'arco di un paio di ore abbiamo installato la tenda, è già operativa, è già elettricamente collegata e noi adesso la consegneremo all'ASP per l'allestimento con la struttura sanitaria. Intanto, come potete vedere, è stata montata dalla Protezione Civile una tenda e fra poco arriverà la seconda tenda. L'obiettivo è quello di riuscire a passare a tappeto tutta questa zona, quindi tutta la popolazione. A proposito, ho sentito della Tonnara, ovviamente, sì, perché della zona rossa. Ho sentito poco fa un'assurdità, e cioè che si sarebbe sparsa la voce, e forse è il motivo per cui ancora non è venuto nessuno, infatti è strano che non sia venuto nessuno, che si è sparsa la voce che è a pagamento, nel modo più assoluto, è tutto totalmente gratuito. Siamo tutti pronti, siamo già in forza, siamo pronti ad operare. L'unica cosa, certo, non così che non sta avvenendo nessuno, ma immagino sia per sta notizia stupida, ma nemmeno affollarsi tutti in una volta, cioè se riescono a scaglionarsi mano a mano, noi nell'arco dell'intera giornata saremo qui dalla mattina alla sera, tutti i giorni, fin quando non completeremo tutto il lavoro. Da padre e da medico, che da quando cerco di non essere in giro, anche perché abbiamo visto altre volte, ecco, diamo tranquillità ai cittadini, prevenire, voglio dire, non è... Allora, guardate, io vi posso dire una cosa. Quello che da cittadino ho notato prima ancora che da medico, sto liberi tutti, è un'ottima cosa per l'economia perché è giusto che sia così, ma quello del distanziamento sociale e delle mascherine, il fatto che sia solo una raccomandazione è giusto, però ho notato che le persone, soprattutto se si va su un qualsiasi lungomare, sono gruppi di ragazzi assemblati fra di loro, uno sull'altro, decine e decine di ragazzi, senza nemmeno una mascherina. Allora, io in questo momento non ho la mascherina perché stiamo parlando a debita distanza, la mascherina ce l'ho in tasca, se si avvicina qualcuno la metto. E se sono insieme ad altre persone metto la mascherina. È questo che dovrebbero fare. Una coppia che cammina sul lungomare è normale che non abbia la mascherina, ma un gruppo di 5-6 ragazzi che stanno insieme o si proteggono o succederà quello che è successo qui. Ma vi rendete conto che qui rischia di saldargli la stagione estiva? Per che cosa poi? Per non rispettare un minimo. Però ricordiamo che questi sono gente che viene dal nord. Gente, sì, che viene dal nord. Allora il punto è questo qui. Qui in questo caso è successo di gente che veniva dal nord e poi hanno infettato un altro paio. Voglio sperare che si limiti a queste persone, che non troveremo nessun altro positivo. Mi auguro che sia così, sicuramente sarà così e nel giro di 5 giorni si ritornerà assolutamente alla normalità. Però la prevenzione... Ma non ci vuole nulla che scoppi un focolaio del genere sul lungomare di Gioia Tauro o sul lungomare di San Ferdinando o in un qualsiasi posto, se non rispettano le basilari norme di sicurezza. Una semplice mascherina quando si è in gruppi di ragazzi, tutto qui. Io sono il dottore Gaglioti Domenico e dirigo la centrale operativa 118 di Reggio Calabria. Autentica linfa per i commissariati, tutta quanta la provincia di Reggio Calabria, in arrivo 90 nuovi poliziotti. Questa mattina presso la Villa Comunale di Reggio Calabria, alla presenza del prefetto Massimo Mariani e il questore Maurizio Vallone, ha presentato i 90 agenti di Polizia di Stato che nel corso dell'ultimo mese, in maniera scaglionata per esigenze legate all'emergenza Covid in atto, sono giunti a rafforzare l'organico della questura. L'incremento del personale in servizio presso gli uffici della questura di Reggio Calabria è stato uno dei principali obiettivi perseguiti dal capo della Polizia su richiesta del questore Vallone ed è stato realizzato attraverso l'odierna assegnazione di 65 agenti in prova del 208° corso di formazione appena concluso e poi 25 agenti provenienti da altre sedi e qui trasferiti su loro richiesta. I neoassegnatari e trasferiti sono stati destinati sia agli uffici della Questura di Reggio che ai commissariati distaccati per l'espletamento di tutti i servizi di istituto garantiti dalla Polizia di Stato nel territorio ed in particolar modo per il controllo dello stesso territorio, settore nel quale sono stati inseriti il maggior numero di nuovi agenti. Significativo
il rafforzamento della squadra mobile e delle sezioni staccate di Gioia Tauro e Siderno, con l'arrivo di ben 10 nuovi agenti rispettivamente. Analogamente sono state rafforzate la divisione anticrimine per le sue funzioni di contrasto ai patrimoni dell'Andrangheta e la divisione di polizia amministrativa e sociale per i controlli agli esercizi pubblici titolari di licenze di polizia amministrativa. Nuove assegnazioni hanno interessato anche il ruolo di dirigenti funzionari in servizio presso la Questura di Reggio. Il vice questore aggiunto, dottor Carlo Casaburi, già in servizio presso il commissariato di Merano, ha assunto il ruolo di dirigente del commissariato di polizia di Polistena, sostituendo il commissario capo Marco Gagliano, che a sua volta ha assunto il nuovo incarico di dirigente del commissariato di polizia di Taurianova. Ed ancora il commissario Francesco Cipriano è andato a rafforzare la squadra della Digos della Questura di Reggio. Il questore Vallone, nell'augurare una proficua carriera al personale della Polizia di Stato, ne ha assegnato evidenzia l'attenzione che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza pone sulle esigenze della provincia di Reggio Calabria, realtà territoriale che necessita di una qualificata presenza per far fronte ad innumerevoli esigenze operative della provincia. Un turismo che va aiutato quest'anno per via del Covid-19, ci pensa la Regione, annuncia incentivi la governatrice Santelli. Un weekend, quello passato, che ha visto la governatrice Iole Santelli assieme alla sua giunta lavorare per rilanciare il turismo della Calabria con degli incentivi che possano aiutare l'utenza di casa nostra a usufruire di servizi che possano dare allo stesso tempo impulso e linfa vitale all'economia locale. La Regione Calabria infatti intende sostenere i giovani residenti in Calabria dai 18 ai 24 anni attraverso la concessione di un buono da utilizzare per sostenere le spese relative all'acquisto di beni e servizi turistici, ricreativi, culturali, offerti da strutture ubicate sul territorio regionale e aderenti all'iniziativa. L'elenco degli operatori, individuati attraverso una procedura di registrazione alla piattaforma dedicata, sarà pubblicato sul sito istituzionale sul portale Calabria Europa. Il buono ha un valore di 200 euro. I voucher saranno assegnati previa verifica di ammissibilità delle istanze e possesso di requisiti previsti, mediante una procedura a sportello sulla base dell'ordine di arrivo delle domande pervenute. Il buono potrà essere concesso una sola volta per ciascun soggetto richiedente e dovrà essere utilizzato entro il 30 ottobre 2020, ma la Regione ha pensato anche ai nuclei familiari con voucher per l'acquisto di soggiorni di almeno 3 notti sul territorio regionale. Il voucher si chiama Sta in Calabria, si propone di stimolare la domanda di servizi turistici offerti dalle imprese operanti nella Regione, agendo contestualmente sulla capacità di spesa delle famiglie calabresi. E ancora, Accogli Calabria, concessione di contributi a fondo perduto alle strutture ricettive della Regione. La dotazione finanziaria disponibile è di 20 milioni di euro. L'obiettivo della politica turistica regionale è quello di scongiurare la chiusura delle strutture. Il contributo è determinato con riferimento alle presenze turistiche 2018 registrate dal beneficiario. L'importo massimo di contributo concedibile è pari a 160.000 euro. Un potenziamento e un riordino che nelle aspettative dovranno mettere nelle condizioni il sistema ospedaliero calabrese di diventare flessibile e di fare fronte a future ed eventuali emergenze sanitarie come quella appena superata di Covid-19. Questo è l'obiettivo del documento di riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 varato dal commissario ad acta Saverio Cotticelli, che ha indicato le riorganizzazioni da mettere in atto su posti letto di terapia intensiva, semi-intensiva e sulle reti di emergenza, dunque con l'allestimento di percorsi separati in pronto soccorso e il potenziamento dei mezzi per il trasporto di pazienti. Ed ora invece la Chiesa, il presule della diocesi di Mileto Nicotra Tropea, stoppa ancora i seguaci della mistica Natuzza Evolo, vietati rosario e supplica, vescovo e fondazione ai ferri corti. 9 fibrillazioni tra la fondazione della serva di Dio Natuzza Evolo e il vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo. A scatenarle è stato l'annuncio della recita via streaming del rosario e della supplica alla Madonna che si sarebbero dovute tenere sabato sera. Un evento già sperimentato nel periodo della pandemia, ma che secondo quanto afferma il presule rientra tra i divieti a suo tempo emessi nei confronti della fondazione.
Leggo con grande meraviglia sulla stampa, esordisce il pastore diocesano, nel decreto che sabato scorso è stato fatto recapitare in via d'urgenza al presidente dell'ente morale Pasquale Anastasi, che stasera alle ore 19.30 in diretta streaming verrà trasmessa la recita del rosario dalla chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Tengo a precisare, continua il presole, che con decreto di revoca dello statuto definitivo è passato in giudicato e fatto divieto alla fondazione di organizzare pubbliche attività di religione e di culto di qualsiasi natura dentro e fuori la propria sede, di utilizzare per qualsiasi attività di pastorale e culto pubblico la chiesa del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime non ancora consacrata. Nel decreto si precisa che per attività di culto pubblico e di pastorale non si intende solo la Santa Messa, ma tutto ciò che riguarda la preghiera, mediante la quale si supplica a Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, come pure con le opere di penitenza e carità. Può il Vescovo consentire la recita del Rosario e quindi un'azione liturgica destinata alla santificazione delle anime, in contrasto con il predetto decreto vescovile e un atto di grave disobbedienza con possibili sanzioni canoniche. Monsignor Luigi Renzo fa quindi presente di aver inviato la stessa nota in questo periodo di coronavirus anche al prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, in applicazione del protocollo Ministero dell'Interno CEI con le linee guida per le celebrazioni nelle chiese. Ieri, a tal riguardo, l'ente morale di Paravati aveva diffuso una nota in cui si affermava che il Vescovo aveva vietato tale atto di pietà popolare e preghiera, ricordando che sono vietati gli assembramenti. La stessa aveva anche parlato di fraintendimento in cui sarebbe caduto Monsignor Renzo, chiedendo pertanto che venisse ritirato tale decreto, decidendo comunque, ciò nonostante, nelle more di una sua decisione e in spirito di obbedienza al nostro pastore, di annullare l'evento. Anche ieri pomeriggio il presidente della Fondazione Pasquale Anastasi ha confermato che si è trattato sicuramente di un equivoco. Abbiamo già scritto, ha precisato Anastasi, al Vescovo, attendiamo pertanto di avere notizie in merito. Bici elettriche trasformate in moto elettriche a Reggio Calabria, intervento della Polizia Municipale che sequestra e multa i proprietari. Avevano trasformato biciclette in ciclomotori, impazza la moda della bici a pedalata ma contraffatta per alcuni soggetti che credevano di farla franca a Reggio Calabria. Così la polizia locale, grazie a un servizio di controllo per capire cosa ci fosse dietro quei velocipedi potentissimi e velocissimi, con l'ausilio di un funzionario della motorizzazione civile nell'ambito del programma Focus 'Ndrangheta, ha scoperto e sequestrato i quattro mezzi trasformati in dei veri e propri ciclomotori. Sanzioni salatissime per oltre 2.000 euro cada uno per i conducenti. Oltre il sequestro del veicolo, le attività implementate in pieno centro cittadino continueranno a tutela degli utenti deboli della strada. Occupiamoci ancora di Polizia di Stato e dei servizi messi in campo con la motocicletta. È una delle tante espressioni della nostra attività. Il Motor Club della Polizia di Stato ormai è un'istituzione all'interno della nostra organizzazione e sono assolutamente contento che abbia scelto Reggio Calabria per la partenza di questa staffetta, per la partenza di questo giro. Lo sport all'aperto è una cosa bellissima, serve a creare spirito di squadra, spirito di corpo e quindi qualsiasi attività fatta per bene, fatta in maniera professionale, troverà sempre il sostegno della Questura. Se non raccomandiamo agli uomini della Polizia di Stato? No, prima di tutto di seguire pedissequamente il codice della strada, di essere prudenti perché sulle strade è sempre pericoloso, ci si può sempre trovare in qualche situazione di pericolo, ma i nostri ragazzi sanno esattamente come comportarsi, vanno a fare una passeggiata e non una corsa ovviamente, quindi si tratterà semplicemente di sfilare tutti quanti insieme, e sono esperti da tanti anni di queste attività e quindi sanno perfettamente come comportarsi su una strada. Sarà uno spettacolo per tutti coloro che li vedranno passare. Guardare questa carovana di poliziotti in moto. Questa iniziativa nasce da un'idea che era in testa da parecchio tempo, sentendomi poi col Nazionale di Roma,
E visto che in Calabria non c'era la presenza del motoclub Polizia di Stato, insomma, abbiamo raggiunto un accordo per aprire la delegazione a Reggio Calabria, che al momento conta circa 56 iscritti, perciò un numero abbastanza importante come inizio di una delegazione. Tutti appartenenti alle forze di polizia? Sono tutti appartenenti alla forza della polizia e il club è aperto anche ai civili, che però vengono valutati in sede di conoscenza. Qual è la meta di oggi? Oggi faremo Capo Vaticano, dove andremo presso un resort della zona e poi una passeggiata a Tropea e poi rientro nel pomeriggio. La prima uscita, diciamo, abbastanza soft. Quanti motociclisti siete oggi? Oggi di Reggio Calabria siamo 25 e ci riuniamo con un gruppo sempre dalla delegazione della Polizia di Stato di Catania. Dovremmo essere in totale una settantina di persone. Il questore ha voluto dare il via a questa prima partenza, perché oggi è la prima uscita ufficiale del club, e speriamo di farne altre anche un pochettino più belle di questa. Ed ora la pubblicità. Flash mob a Reggio Calabria del candidato a sindaco Pazzano. Sentiamo. Prendere in mano il futuro incerto di Reggio Calabria, una città che ha bisogno di uno scossone per ripartire, e se non ora quando, a scendere in piazza il partito La Strada, che dinanzi a Palazzo di Città ha inscenato un flash mob dal titolo Comizi d'amore per Reggio, in prospettiva dei mesi che verranno, viste le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. Candidate e candidati della nuova squadra, capitanati da Saverio Pazzano, del quale ascoltiamo uno stralcio del suo sanguigno intervento. Ci siamo convocati, autoconvocati, 2 anni fa. Ci siamo autoconvocati a partire da un bisogno, che è quello di riabitare questa città, spazio per spazio, quartiere per quartiere, portone per portone, perché questa è la nostra città. Non è giusto che i bambini che adesso giocano in questa piazza, fra pochi anni debbano prendere il treno o l'aereo e andare via. Noi siamo qui in ragione del presente e del futuro di questa città, e lo dico soprattutto alle giovani e ai giovani di questa città. Non è vero che siete il futuro, voi siete il presente, e adesso è il momento di giocarsi, adesso è il momento di spendersi, e lo dico alle nonne e ai nonni. E adesso è il momento di dire alle vostre, ai vostri nipoti, dobbiamo costruire una città diversa perché voi possiate restare qui. E lo dico alle madri e ai padri, adesso è il momento di dire alle nostre figlie, ai nostri figli, qui e ora è la città di abitare, non domani, non domani. Siamo mossi quartiere per quartiere, borgo per borgo. Noi non diciamo periferie, noi diciamo che la città è un corpo smembrato che noi riconnetteremo. Parti di un corpo disgregate, che sono ciascuna una bellezza, una perla, che dobbiamo recuperare con competenza, con programmazione e con responsabilità. Da noi non sentirete mai che è colpa di qualcun altro, mai. Quello che sbaglierò sarà colpa mia, la città che erediterò, la città che erediterò nei debiti, che erediterò nel disastro, sarà responsabilità mia se non la cambieremo, solo mia. Questo, la responsabilità, una politica adulta. E adesso è il momento di scrivere una storia nuova, a partire da un'eredità preziosa, che è quella della primavera di questa città, che ha saltato varie generazioni, ma adesso è qui, è la nostra eredità, e la porteremo verso il presente e il futuro di questa città. Dobbiamo sollevarci insieme, dobbiamo sollevarci insieme, da ciascun quartiere, da ciascuna casa, da ciascun appartamento, dobbiamo andare casa per casa, porta per porta, a dire adesso è il momento, non siamo né deboli né soli, noi siamo la maggioranza in questa città, siamo la maggioranza senza diritti,
Siamo la maggioranza con la spazzatura sotto casa, senza acqua nel rubinetto, con l'acqua sporca. Siamo la maggioranza con le strade disastrate. Siamo la maggioranza con la gente che va via, che scappa. Noi siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza senza una proposta integrata dei servizi, senza welfare, senza trasporti, senza mobilità, senza diritti. Siamo la maggioranza. Questo, da questa consapevolezza dobbiamo partire, uno per uno, una per una, dobbiamo dirlo, casa per casa, portone per portone. Non ci sono liberatori, ma ci sono popoli che si liberano, ci sono comunità che si liberano. Ed ora parliamo di rifiuti. Reggio Calabria, sempre più difficile la situazione, parla Errante. Da giorni che operatori della VR stanno ripulendo la città, ecco, a questo punto non c'è bisogno dell'esercito. Ma guardi, questa trovata del sindaco lascia il tempo che trova, l'esercito serve per la sicurezza pubblica e non per raccogliere la spazzatura. Come si sta vedendo in questi giorni, la VR ha i mezzi, agli uomini, ai lavoratori che con senso di abnegazione e con orgoglio vogliono ripulire la città. L'unica cosa che dovrebbe fare il sindaco è trovare le risorse per pagare AVR, e AVR deve pagare i lavoratori, perché siamo sotto di 3 mensilità, tra poco arriveremo a 5. Quindi questo è insostenibile per i lavoratori. I lavoratori vogliono essere pagati, perché la spazzatura su Reggio la raccogliamo noi. Stanotte si è lavorato tanto, se si è lavorato bene, si è lavorato su Gallico, su Catona, e quindi in quelle zone si è raccolto un po' di spazzatura, ma che ce n'era tanta. Quindi anche noi stanotte, l'importante è che c'è il conferimento in discarica, e quello è, nel momento in cui noi lavoriamo, che si può scaricare 100 tonnellate, per esempio stamattina si poteva conferire in discarica 100 tonnellate, quindi in questo modo si può operare per ripristinare subito la città e le periferie, perché noi abbiamo incominciato dalle periferie, non ce ne vogliono i reggini al centro, perché si parla sempre del centro che è tutto pulito, ma in questo caso e in altri casi si è partiti dalle periferie. C'è stato un periodo che nelle zone della città erano più pulite, perché l'amministrazione comunale aveva creato quell'entourage di controllo nei confronti di chi veramente deturpa il nostro territorio. Quindi si deve continuare in quel senso, in questo senso. Ci vogliono i controlli H24, notte e giorno, per non far buttare la spazzatura in giro. Cioè, sicuramente siamo in emergenza, però non è tollerabile che i cittadini buttino la spazzatura dove viene. È stato inaugurato a Benestare un nuovo centro di aggregazione sociale, autentica valvola di sfogo, soprattutto per le giovani generazioni. Sua Eccellenza, è bello dopo momenti di restrizione essere di nuovo qui insieme, naturalmente con le dovute misure di sicurezza, però per brindare a questa nuova apertura, a questo taglio del nastro. Perché siamo qui a Benestare, a Russellina, frazione di Benestare oggi? Lo vuole dire lei? L'inaugurazione di questo parco giochi è nel segno dei bambini, quindi nel segno del futuro, nel segno della speranza, e sono veramente contento che questo spazio venga riservato a loro in quest'area che è rurale, periferica, ma dove ci sono veramente tanti bambini, quindi pensare a loro e pensare al nostro futuro. Quindi auguri a tutta la comunità di Rosselli, di Benestare, di Canale, di questa area verde rurale. E con questa inaugurazione noi abbiamo affidato questo parco alla comunità, alle famiglie, ai giovani. Sono loro che devono curare questo spazio libero, spazio ricreativo e spazio verde, perché oggi abbiamo bisogno di questi spazi che siano a misura della famiglia e dei ragazzi. Abbiamo visto Sua Eccellenza sull'altalena inaugurato assieme ai bambini, è veramente una figura, da un'immagine di sé importante, di comunione, di unità. E assieme a Sua Eccellenza qui oggi c'è il sindaco Domenico Mantegna, c'è l'instancabile Don Rigobert Elangui, veramente una forza per la comunità di Benestare. È un momento importante, perché pensare ai giovani, ai bambini, ai ragazzi significa pensare al futuro del paese, e noi siamo quasi in una zona abbandonata, no? E in questa zona ci sono tanti bambini, tante famiglie, quindi offrire uno spazio così per loro significa che tenere conto delle loro
dei loro bisogni, dei loro desideri, ma anche un modo di annunciare il Vangelo. Ecco, dobbiamo andare, come dice il Papa, nelle periferie, e qua è una periferia, e come abbiamo detto è aperto a tutti i bambini di questo nostro territorio, di trovare uno spazio dove possono passare il tempo, uno spazio bello così. Dobbiamo solo ringraziare il Signore e chi ha permesso che questo sia realizzato. Siamo con Antonella Schirripa, una persona che si è data molto, si è spesa molto per questo progetto, per questo parco giochi qui a Russellina. Qual è il messaggio di speranza che voi volete dare ai bambini, ai giovani, al mondo? Sì, questo spazio ludico ricreativo, questo spazio di aggregazione socioculturale qui a Russellina non è nient'altro che l'opera segno, che veramente è segno tangibile, ecco, di tutto il percorso di formazione e animazione territoriale che abbiamo fatto in questi anni, in questi 7 anni sul territorio della diocesi, e rappresenta proprio per noi un segno concreto, ecco, un gesto concreto, un segno condivisibile non solo con la diocesi, ma anche con le altre 11 Caritas diocesane della nostra regione Calabria, perché il punto di forza, ecco, di questo progetto è stato proprio questo camminare insieme, cioè condividere luci e ombre. Ecco, questa è stata la particolarità di questo progetto che ci ha accompagnato anche nei momenti di difficoltà. L'amministrazione è ancora una volta presente sul territorio, ma questa volta vale doppio: dopo momenti di restrizione, dopo un lockdown che ha tenuto specialmente i bambini dentro le proprie abitazioni, oggi, anche se con le dovute misure, si esce e siamo qui a Russellina. Purtroppo i tempi della burocrazia amministrativa ogni volta dicono partiamo, però poi i tempi sono veramente lunghissimi. Questo di stasera invece è una dimostrazione come quando c'è un grande lavoro di squadra, una grande sinergia, determinazione e tanta veramente passione, si riesce in pochissimo tempo a realizzare qualcosa del genere. Infatti purtroppo la pandemia non ci ha permesso di poter fare l'inaugurazione già da qualche mese, perché nel giro appunto di 2 mesi era già tutto pronto, però stasera abbiamo voluto rendere questo omaggio, questo regalo ai nostri bambini, ma a tutti i bambini del comprensorio, che potranno appunto venire qui a trascorrere qualche ora in allegria. E questo per noi è un motivo di reazione, dobbiamo appunto reagire a questa devastante pandemia che in questi mesi si ha sconvolto la nostra vita, e questo piccolo parco giochi è, diciamo, un motivo per poter appunto non pensare alle cose brutte che abbiamo visto in questi mesi, ma ecco, rendere felice i nostri. Protesta questa mattina di un uomo a Siderno, ha il reddito di cittadinanza però vuole anche lavorare, protesta dinanzi incatenandosi al comune. Allora, ho chiesto il reddito di cittadinanza pensando di andare a lavorare per il bene del paese, per il bene anche delle persone che sono un po' abbandonati a se stessi, aiutare i pensionati, chi sia all'ospizio o chi ha bisogno, chi è in carrozzella, a portarli in giro, a fare la spesa. Ma io questo non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Questo reddito di cittadinanza a che cosa serve? A che cosa serve? Andare al mare? A che cosa serve? A giocare, a correre, andare sul lungomare avanti e indietro con la macchina, a fare il pieno di benzina, non lo so, aiutare i poveri. Io con il reddito di cittadinanza aiuto le famiglie bisognose, non faccio nome e cognome, perché non ho bisogno del reddito di cittadinanza. L'ho chiesto, perché mi aspetta di diritto, sì, ma mi aspetta anche di diritto aiutare a chi non ha la forza e la volontà di poter andare senza reddito di cittadinanza. Aiuto le persone di nascosto, vado a fare la spesa e gliela porto a casa di nascosto, non faccio nome e cognome perché non è giusto. Io aiuto la gente umanamente perché sono un uomo sociale, però volevo anche dire ai commissari prefettizi, alla regione Calabria o all'INPS di chiamarci, di andare a lavorare, perché c'è gente che non fa niente dalla mattina alla sera, che passeggia e prende 700 euro al mese senza far niente, che mi diano un lavoro. Voglio andare a lavorare per rastrellare l'erba che c'è sul lungomare. Sono sano e ho voglia di lavorare per la mia città di Siderno, per tenerla pulita, andare in queste contrade che la gente si lamenta, che è sporca. Chiamatemi, datemi l'autorizzazione, perché ci vuole un'autorizzazione.
senza autorizzazione. Non posso farlo. Datemi un qualcosa per andare a pulire. Dica, lei è autorizzata a carta bianca per andare a pulire. Se no, la Marittima mi denuncia perché è proprietà privata. È proprietà privata. È demaniale. Non posso farlo. Il comune non posso andare a rastrellare perché è proprietà del comune. Dice lei chi l'ha autorizzata? Nessuno. Viene denunziato. Ha capito? Allora, vorrei essere denunziato, ma per un motivo valido. Per un motivo della mia città. Minoranza all'attacco a Monastrace su più punti. Sentiamo quali accuse vengono mosse all'attuale maggioranza. La minoranza consigliare guidata da Carlo Murdolo non ci sta e invita il primo cittadino di Monastrace, Cesare De Leo, anziché minacciare querele, a rispondere alle domande della minoranza. La controreplica del gruppo di Murdolo parte dalla quantificazione delle somme mancanti, o meglio, non prettamente rendicontate, e relativa alla gestione degli impianti sportivi, che per il gruppo di minoranza è di circa 8.000 euro. La quantificazione delle somme mancanti alle casse comunali, da noi stimate per difetto, è semplicemente il frutto di un calcolo matematico, per voi di difficile comprensione forse, sulla base di quanto ci è stato risposto dagli uffici comunali. Noi abbiamo utilizzato l'interrogazione per avere delle risposte su temi di interesse pubblico, ma visto che il sindaco intende querelare per togliersi qualsiasi dubbio, saremo noi a presentare esposto alla Procura della Corte dei Conti, che verificherà i fatti. Lo afferma a chiare lettere Carlo Murdolo, capogruppo del gruppo di opposizione. Il gruppo di minoranza critica il muro contro muro della maggioranza, che ha respinto le proposte fatte dal gruppo di opposizione. Ad oggi tutte le proposte della minoranza sono state sistematicamente bocciate, senza contare le diverse idee mai prese in considerazione, alla faccia dei falsi buoni propositi post elezioni. Ma ciò che più ci preoccupa è il clima, l'andamento e lo svolgimento dei consigli comunali, nei quali regna ormai l'ira, il nervosismo e l'arroganza. Sarà anche questo il motivo per il quale è stata bocciata la proposta di trasmissione online dei consigli. Il gruppo di minoranza ribadisce che il sindaco De Leo ha cambiato versioni sulla vicenda dei fondi, luminari e gestioni impianti sportivi per la quarta volta. Nell'ultima versione dei fatti il sindaco ha detto: non abbiamo mai fatto pagare le associazioni sportive perché hanno contribuito alla spesa di gestione degli impianti. Minoranza intanto che ribadisce la sua posizione a sostegno della denuncia aperta fatta dall'ex presidente della mixta Giuseppe Pugliese e chiede per ragioni politiche le dimissioni del presidente Andrea Marino e rincara la dose contro il primo cittadino Cesare De Leo. Caro sindaco, abusando dei poteri che non ha, non ci ha permesso di esporre in consiglio comunale le nostre ragioni, dimostrando nervosismo, arroganza ed assoluta mancanza di rispetto nei confronti della democrazia, interferendo ed accavallando le urla durante i nostri legittimi interventi. Però anche su questa vicenda è arrivato tardi, altri hanno presentato denuncia sull'argomento. Una manifestazione molto partecipata, presentazione contest fotografico con occhi diversi alla Lamezia Terme. A Lamezia Terme, nella suggestiva location dell'Albergo Centrale, è avvenuta la premiazione dei vincitori del concorso fotografico con occhi diversi, tutto organizzato dalla Lions Club di Lamezia, presieduta dall'avvocato Anna Moricca, in collaborazione con l'Associazione Culturale Fotografica Sezione Aurea di Lamezia, guidata dal dottor Tommaso Atanasio e dal dottor Giuseppe Puteri. Erano presenti all'evento il sindaco Paolo Mascaro e l'assessore alla cultura Giorgia Carcano. Lo scopo del concorso è stato quello di raccontare l'emergenza del Covid-19 vissuta nelle nostre case attraverso un'immagine fotografica digitale. La giuria tecnica ha premiato per la sezione colori Stefania Tramonte, Riccardo Tropea e Maria Pia Russo e per la sezione bianco e nero Ilaria Rubino, Ilenia Morano e Stefania Tramonte. Tutti gli scatti premiati resteranno esposti per il periodo estivo nell'Albergo Centrale. Il Rocella Calcio ha un nuovo presidente. È stato eletto Romeo Bruno, l'ingegnere dirigente anche in tutti questi anni di Serie D.
Ieri pomeriggio si sono riuniti i soci della società sportiva SD Roccella, proprietaria del titolo di prima squadra, che anche quest'anno sportivo è riuscita a confermare per la sesta volta di fila la propria permanenza in Serie D. La riunione si è conclusa con l'elezione dei nuovi organi sociali. A succedere al dimissionario presidente Maurizio Misiti sarà l'ingegnere Romeo Bruno, già socio da diversi anni. Lo stesso era progettista dei lavori di ammodernamento dello stadio comunale Ninetto Muscolo. Suo vice sarà l'imprenditore Rocco Femia. Il neo direttore generale sarà l'avvocato Francesco Serafino, confermati nella dirigenza l'avvocato Vincenzo Bombardieri, Maurizio Nicita, Giuseppe Tassone e Pasquale Vozzo. I responsabili tecnici con un ruolo che sarà meglio precisato saranno Franco Muscolo e Rocco Agostino. La redazione di Telemia augura buon lavoro al presidente e alla società tutta, con la speranza che anche quest'anno, dopo 6 anni di fila, che rendono la SD Roccella una delle società più longeve del campionato di Serie D, si possa continuare a parlare di miracolo Roccella. Intanto urge provvedere all'iscrizione e alla formazione della nuova squadra. E naturalmente tecnico e direttore sportivo vanno nominati o riconfermati. Ed ora i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Calabria, i timori e il sollievo, altri 4 contagi nella piana, Santelli dichiara la tonnara di Palmi, zona rossa fino al 26 di giugno. Negativi i tamponi fatti a Pizzo e Nicotera. Coronavirus, 6 nuovi positivi, 2 arrivati dall'Arabia Saudita. Ci sono 2 notizie nel taglio alto, sono i titoli sottotestata per l'edizione regionale di Gazzetta. Caso Vangeli, attesa per il DNA. Tracce portano al giovane di Filandari, scomparso nel 2018, il suo corpo mai ritrovato nonostante le continue ricerche. Dubbi sullo scheletro rinvenuto in mare a San Ferdinando. I temi della sanità in Calabria, il commissario ad acta Saverio Cotticelli riorganizza la rete ospedaliera. E ancora rilancio dei consumi, il governo pensa a un taglio dell'IVA, Conte chiude gli stati generali dell'economia. Dopo il terribile incidente nel Senese, Zanardi rimane stabile, medici cauti ma più fiduciosi. Mileto, Natuzza, vietato il rosario in streaming, tensione tra vescovo e fondazione. A Reggio Calabria tiene banco l'emergenza rifiuti, il rione Arghillà, bomba ecologica. Cariati, qui il primo cittadino, divieto revocato, torna in carica il sindaco Greco. È ripreso il campionato, questa sera la Juve e il Milan, Inter ieri sera ha vinto con la Samp, Inter da capo a meno 6 dalla vetta, l'Atalanta è sempre super. Possiamo tranquillamente lasciare Gazzetta, ci occupiamo del quotidiano. Focolaio a Palmi, altri 4 casi, il sindaco parziale, zona rossa. Il totale dei nuovi positivi sale così a 8 a San Pietro di Caridà, conta una coppia di rientro dall'Arabia. Pericolo scampato invece a Nicotera dopo la vicenda del docente, tutti negativi gli oltre 200 tamponi processati. Oggi a Crotone nuovi test sui migranti arrivati nei giorni scorsi, ora si teme una ripresa comunque degli sbarchi nella nostra regione. La fotonotizia di centropagina, il pentito Mannolo, eccolo in questa foto, Reggio, Vibo e Cutro, in Calabria ci sono 3 province mafiose, il capo d'accusa dell'inchiesta, Rinascita ridisegna l'Ndrangheta. Per quanto riguarda il taglio basso, Reggio diminuiscono gli studenti ma non i docenti, personale tecnico amministrativo ridotto, precario e senza turnover. Direttore generale nel Merino, università, le poche immatricolazioni non frenano le assunzioni di professore. Poi Cariati, la sindaca rientra al comune, a 5 fronde negata assistenza al padre, calvario invece di un giovane. Le 3 notizie nel taglio alto, il primo riguarda il caso, la regione dimentica l'anniversario della morte di Losardo. A San Ferdinando, cadavere trovato in spiaggia, esclusi segni di violenza. E poi Mileto, fondazione di Natuzza, la diocesi blocca il rosario in streaming. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine delle principali testate calabrese. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per l'attenzione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.
Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Giornale che qui finisce, grazie per l'attenzione, riepilogo. Sanità in Calabria, il commissario Cotticelli riorganizza la rete ospedaliera. Natuzza Evolo, vescovo e fondazione ai ferri corti, sempre più. La storia di Cristina e Valerio, che intraprendono attività agricola, coltivazione canapa industriale, uso legale, arriva da Gioiosa Ionica. Benestare, inaugurazione un nuovo centro di aggregazione sociale, valvolo di sfogo soprattutto per la giovane generazione locale. E a Siderno, percettore di reddito di cittadinanza, si incatena dinanzi al comune, vuole lavorare, non vuole percepire denaro senza far nulla.